Stiamo lavorando a una nuova puntata di Mixer. Scusate il disagio. Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile. Un'anticipazione? In questa nuova puntata tratteremo una forma di disagio, o meglio, una sindrome conosciuta come la sindrome del dislike, ma approfondiremo meglio nel corso della puntata. Signori e signore, buon divertimento. Sigla. Buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Mixer. Questa sera, come anticipato nella puntata, tratteremo la sindrome del dislike, una forma patologica ma soprattutto psichica, che colpisce soprattutto individui con una vita sociale azzerata, privi di ogni forma di attitudine, sia manuale che mentale. Si presentano sui social con vite inventate, e qualità e performance sui video opposta a dir poco con esito grottesco. Chiaramente il successo di altri utenti scatena nel soggetto un odio irrefrenabile, la sua sindrome di inferiorità nei confrontarsi con utenti talentuosi. È qui che scatta l'unica arma dell'infelice, che senza neanche guardare il contenuto del post o del video mette il dislike. Questa viene chiamata in gergo semplice la rivalsa del frustrato. Abbiamo provato ad intervistare uno di loro, ma non ci è stato concesso di mostrare il volto del dislikeista. Ma anche lui stesso non è stato in grado di spiegare il motivo di tale gesta. Ma sono riconducibili a un disagio giovanile, dove si è covato per anni rancore in tutti i campi sociali, a iniziare dalle compagnie di amici in adolescenza, dove i ragazzi più spigliati spadroneggiavano e i più sfigati subivano le numerose sconfitte, sia in amore che negli sport e anche nello studio. Con l'età adulta il disagio si sposta in ambito lavorativo ed è qui che abbiamo la più grande incubazione di odio e frustrazione, che come una diga ad un certo punto tracima e riversa. Sui social odio, frustrazione, inadeguatezza e fallimento, in una parola sola, dislike. In questo caso i social fungono da serbatoio, dove tantissimi utenti, con l'ausilio dell'anonimato, si scatenano sui canali di quei youtuber che creano quel minimo di contenuti, inondandoli di dislike, giusto per rovinare un post o per denigrare la persona. Una sorta di cattiveria sottile, in poche parole una vigliaccata. I soliti criticoni, quelli che non combinano mai niente di buono nella vita, che danno la colpa sempre agli altri dei propri fallimenti, quelli che ti rigano la macchina perché non riescono ad affrontarti di persona. Il social, come nella vita, vige la solita regola: chi sa fa, chi studia insegna, chi non sa fare un cazzo critica oppure mette dislike. Vi ringraziamo per aver seguito la puntata di Mixer e vi diamo appuntamento la prossima settimana, dove tratteremo il tema degli utenti che mettono i like, per confrontare le due categorie. A confronto, ricordati dopo la visione del video di mettere il like o il dislike per capire nel sondaggio qual è la predominanza di pubblico o meglio in quale fascia di categoria vi ritrovate. Buona serata.
e arrivederci.